Ciao, sono Giuditta e mo vi spiego. Io non partirò dicendo che mi ha fatto schifo Jurassic World il dominio. No, questa volta no. Perché sarebbe come andare al cinema a vedere un film di Fast and Furious e uscire dalla sala delusa perché non ho trovato nessuna citazione di rilievo. Certo, grazie! Cosa ci aspettavamo? Proprio a proposito di questo. In questo nuovo spiego parleremo proprio di target a cui è, diciamo, a cui sono rivolti di solito i film, perché secondo me è assolutamente necessario capire il target a cui è rivolto un film per poterlo analizzare nella sua pienezza, altrimenti si fa solo grande confusione e insomma si recensisce qualcosa o si analizza qualcosa così. In generale, così, un bel film, un brutto film, punto basta. No, è ovvio che siamo anche all'interno dell'industria del cinema, quindi, con Jurassic World il dominio più di tutti, quindi dobbiamo anche capire un po' quali erano le intenzioni, se no sono solo tutti matti. Ma facciamo un passo indietro, perché per poterla analizzare tutto bene dobbiamo fare un passo indietro. Molto indietro. Torniamo a Jurassic Park. Ok. Bellissimo, Steven Spielberg, wow, dinosauri sullo schermo, io adoro i dinosauri, faccio parte di quella categoria di persone che ogni volta che sentono parlare di dinosauri e di film, wow, sono tutti contenti, ecco, sono una bambina di 10 anni dentro. Benissimo, quando è uscito Jurassic Park, o comunque quella volta, la prima volta in cui qualsiasi persona ha visto Jurassic Park, ce ne siamo innamorati. È un film qualitativamente parlando eccellente? No, perché ha un sacco di errori proprio di tecnici all'interno. È un problema? No. Steven Spielberg non è un regista famoso per aver creato dei capolavori, diciamo, di qualità cinematografica. Non è un Fellini, non è un Kubrick, è Steven Spielberg, ovvero un genio del cinema, veramente un genio, che ha saputo creare delle pellicole, che hanno dato uno slancio economico al cinema in una maniera incredibile. Ha portato tutti al cinema ed è fondamentale per la storia, appunto, del cinema. Ed è un regista formidabile, per carità. Però anche Jurassic Park aveva dei grandi fettucci, non paragonabili a quelli di Jurassic World, ovviamente, però non sono mai stata, non è mai stata una saga di qualità eccelsa. Ecco, questo è un primo punto da chiarire. Poi film meraviglioso, idea meraviglioso, bellissimo, colonna sonora strepitosa. Ok, però questo bisogna dirlo. Ok, passiamo oltre. La cosa, diciamo, bella di Jurassic Park, oltre all'innovazione in sé per sé, è stata, secondo me, la potenza proprio visiva, ovviamente, ma il fatto che tutti i dinosauri all'interno della storia originale di Jurassic Park facevano paura, cioè i dinosauri non erano visti come un oh, che carino, un triceratopo, un amore. No, erano visti come degli assassini incredibili che, per amor di Dio, spostati di lì perché il T-Rex ti stacca la testa. Ad avvalorare questa tesi, se volete saperlo, c'è il fatto che mia madre non me l'abbia fatto vedere Jurassic Park per un bel po' di tempo, cioè fino a quando non ero già un bel po' cresciutella, perché secondo lei era un film troppo spaventoso. E per carità, non aveva tutti i torti, perché se andiamo a vedere Jurassic Park, un bambino che lo guarda, un bambino piccolo, guardando questo film, potrebbe anche magari spaventarsi un attimo, dato che i dinosauri sono spaventosi, ci sono scene molto violente, gente che viene uccisa così, proprio via, ma com'è giusto che sia, perché ovviamente se, cioè, tirannosauro, ce ok. Quindi è abbastanza tesa la situazione quando si guarda Jurassic Park. Se si guarda invece Jurassic World, ci si sganascia dalle risate, cioè i dinosauri non fanno più minimamente paura, ma è anche abbastanza logico se si va a vedere tutta la cronologia del film, cioè ormai siamo abituati a vedere i dinosauri sullo schermo, quindi non c'è più quell'effetto sorpresa del primo film che dici, wow,
cioè un brontosauro lì, capisci, che dici bellissimo, incredibile, stupendo, hai realizzato il sogno di tantissimi bambini, ok, no, e anche adulti, no, qua invece sono semplicemente dei film su dinosauri che sono già stati fatti in tutte le salse, e quindi l'unica cosa che puoi fare è sì, dai, i dinosauri sono carini, li manteniamo come gli amanti dell'uomo e spostiamo il focus su tutt'altra questione. Cioè i dinosauri qua in Jurassic World sono proprio l'aspetto marginale di tutto. Cioè del tipo che se voi mi chiedete di che cosa parla Jurassic World il Dominio, a parte che non lo so perché ci sono 64 trame diverse, che tu esci dal cinema e dici che cosa ho visto, di che cosa parlava questo film, non lo so di che cosa parlava, ecco. Però vi dico, sì, ok, ci sono queste questioni, gente che lotta tra di loro, che, cioè, sì, che lotta fra loro, che, boh, insomma, prende la moto, fa acrobazie, e poi ci sono i dinosauri. Così. Basta. Cioè, non è incentrato, non è più incentrato come una volta su i dinosauri e la vita degli umani con i dinosauri. Cioè, è proprio una cosa che dici, sì, è il capro espiatorio, ma poi tutto il resto si articola proprio su altre cose, totalmente altre tematiche. Ma tornando a noi, comunque, come stavamo dicendo, perché bisogna aver presente bene in mente il target del film prima di poter fare una qualsiasi analisi? Cioè, io posso semplicemente dire non mi è piaciuto per niente Jurassic World il Dominio. Benissimo. Posso dire un film che ha fatto bene? No. Qualitativamente parlando, no. È un film di intrattenimento? Sì, perché tu entri, stacchi il cervello, vedi lotte, acrobazie, dinosauri, stacchi inevitabilmente il cervello. Ma la cosa ancora più importante è che se io porto un bambino a vedere Jurassic World il Dominio, il bambino è contentissimo. Ma perché Jurassic World il Dominio è ormai un film per bambini. Tutta la saga di Jurassic World è diventata una saga per bambini. È per questo che dico, se all'inizio in Jurassic Park c'era un target prettamente di adolescenti barra adulti, non era un film dedicato proprio ai bambini, soprattutto quelli piccoli, ecco, che poi non era da escluderlo, per carità, perché Spielberg porta sempre tutti al cinema, non esclude mai nessuno, però riguardando il primo, lo vedrete anche voi, insomma, ci sono delle scene che sono molto più propense a essere apprezzate da adulti piuttosto che da bambini, ok? Se invece poi guardiamo Jurassic World il Dominio, cambia totalmente la cosa, cioè un adulto si annoia anche abbastanza a vedere un film del genere, perché uno non capisce niente, veramente ci sono troppe sottotrame, è fatto male, e due, sono tutte battutine, tutti personaggi costruiti appositamente per una storia che potrebbe piacere a un bambino, che potrebbe intrattenere un bambino. Ma questo non è casuale, cioè non sto recensendo un film di Lars von Trier, ad esempio, dicendo no, fa schifo, può essere apprezzato solamente da un bambino. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che dietro all'obiettivo del film c'era esattamente questo, cioè, diciamo, modificare tutto l'obiettivo iniziale di Jurassic Park, portarlo all'obiettivo di Jurassic World, che è quello di un puro obiettivo, cioè di un puro ricavo economico. Il ricavo economico ce l'hai con i film d'azione, e infatti è diventato un film d'azione di sole acrobazie praticamente, saghe, e infatti fa parte di Jurassic World, sesto capitolo da Jurassic Park, e piace ai bambini, e quindi portiamo tutta la famiglia al cinema. È per questo che io non mi sento di condannare così tanto questo film, perché se un mio amico, ad esempio, che ha gusti come, non so, Kubrick, o come ho detto prima, Fellini, Tarantino, così, mi venisse a dire allora, secondo te posso andare a vedere Jurassic World il Dominio? Gli dico, no, non ti piace, non è proprio il genere, no.
Ma se una persona mi viene a dire: senti, volevo andare con il mio figlio, con mio figlio di 8 anni a vedere Jurassic World il Dominio, gli dico: sì, vai, perché si diverte un casino. È questo che dico: ogni film deve avere il suo obiettivo, deve avere il suo target e saper sviluppare la vicenda per attrarre quel target lì, quel pubblico lì. E Jurassic World il Dominio lo fa. Parliamoci chiaro, ragazzi, secondo voi Chris Pratt che strangola un dinosauro o prende a pugni un T-Rex potrà mai essere un film apprezzabile da un adulto? Sì, magari se sei dopo la terza birra e vuoi sganasciarti dal ridere, per carità, va bene. Però potrebbe essere più un film, anzi senza potrebbe, sicuramente un film adatto ai bambini, perché un bambino si diverte a vedere queste scene, così come si diverte a vedere un T-Rex che sputa fuoco, cioè ci rendiamo conto, è fatto apposta. Rispetto quindi ad esempio a un, che ne so, L'uomo del labirinto di Carrisi, che a me ha fatto pena, io adoro Carrisi come scrittore, lo odio come regista, secondo me è un film che ha fatto pena, veramente brutto, di una qualità veramente scarsissima, che secondo me non ha centrato per niente il suo obiettivo. Mi sento molto di più di giudicare negativamente l'uomo del labirinto di Carrisi piuttosto che un Jurassic World il Dominio, per il semplice fatto che bisogna sempre avere ben presente l'obiettivo del film, per cosa è stato fatto, tutti questi elementi, altrimenti analizziamo così al ma sì, vabbè, andiamo tutto sulla qualità, perché se dobbiamo vedere qualitativamente parlando ci sono dei colossi dell'intrattenimento che fanno pena, veramente pena, quindi non è il caso. Detto questo, io spero di essermi fatta capire e soprattutto se c'è qualcuno che sta guardando questi video che vuole un po' avvicinarsi a questo tipo di lavoro, quindi comunque alla critica cinematografica in generale, sta studiando cinema, così vi prego, cercate sempre di entrare all'interno della mente del regista e di capire perché un film è stato fatto, perché è stato fatto così, in modo tale da poter capire se quello che vedete è un errore tecnico e quindi un qualcosa fatto male, oppure è effettivamente stato fatto così per volere del regista. E se è così, inizia ad esserci più la componente soggettiva e bisogna sottolinearlo che è una componente soggettiva, altrimenti il critico cinematografico deve essere il più oggettivo possibile e vedere se un film all'interno del suo genere, all'interno della sua nicchia, effettivamente funziona oppure no. Anche perché se volete fare questo lavoro, se vi appassiona il cinema così, dovete capire che il cinema va avanti anche e soprattutto grazie a questi blockbuster che magari non hanno nulla di qualità ma piacciono a tantissime persone, e quindi cosa puoi dire? Meno male che esistono questi film, altrimenti saremmo tutti per strada. Quindi nulla, ecco, cercate sempre il più possibile di capire tutto quello che sta dietro a un film, perché altrimenti sarebbe solamente un parere soggettivo e non una critica oggettiva al film. Niente, detto questo, io spero di essermi fatta capire. Voi scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con me con questo ragionamento, voglio sapere la vostra. E detto questo, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo Movie Spiego.